bro. Come on, try. He's not there. He's not there. No, he's on me. I'm fighting Ninja. I just got rolled by Ninja. Ninja just knocked me. Ninja just finished me. I just got killed by Ninja. Oh, I got him. I got him. Oh, my God. I just killed Ninja! Uè, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono Xuder e ragazzi, avete sicuramente riso insieme a me quando abbiamo sentito nei pochi secondi precedenti alla intro questo bambino americano che è riuscito a killare Ninja ed è praticamente poi purtroppo deceduto perché ha avuto un piccolo esplosione del cervello. No, scherzi a parte ragazzi, ci sono veramente delle cose che noi in Italia non sappiamo ma che succedono all'estero. Perché cosa è successo ragazzi? Cioè, dovete capire ragazzi che tutti, ovviamente Ninja è lo streamer principale o uno comunque dei principali di Fortnite, e quello che accade proprio nei server soprattutto americani, quindi dove c'è realmente la possibilità di trovarlo in una partita, ha dell'incredibile ragazzi. Cosa è successo? Praticamente Epic Games ha fatto un comunicato ufficiale che dice che c'è il ban del giocatore che sta streamando le kill su Ninja. Vi spiego meglio come funziona la cosa, perché anche a me mi sembrava una cosa che era fuori dal mondo. No, funziona così ragazzi: da un po' di tempo a questa parte ci sono degli streamer americani che conducono e fanno solo ed esclusivamente dirette in streaming, appunto, nel tentativo di entrare in un server dove sta giocando Ninja. E non solo, cercano in qualsiasi modo di killarlo. Come funziona? Molto semplicemente, loro hanno contemporaneamente la live aperta di Ninja e quindi contemporaneamente cercano di capire nel momento in cui entrano se è la stessa lobby. Altrimenti, se non dovesse essere la stessa, sloggano, aspettano che lui termina la partita e riloggano nel momento in cui lui entra. Questo ragazzi sembra folle come cosa, sembra una pazzia, ma è veramente così. E quindi cosa sta succedendo? Che questo povero Ninja ragazzi, oltre ad essere straforte, va bene, lui killa tutto, si continua a trovare sniperate prepotenti, persone che lo vogliono killare da qualsiasi punto, in qualsiasi modo, con qualsiasi cosa. Addirittura sono successi dei team up, quindi dei giocatori che dovevano giocare uno contro l'altro, che formano il team in una partita per andare contro Ninja. Cioè ragazzi, sta veramente la situazione degenerando in una maniera incredibile. Ho letto quindi su questo sito che Fortnite ha proclamato il ban per tutti gli streamer che fanno cooperativa durante una partita e che vanno apposta a cercare il match dove sta giocando Ninja con l'unico scopo di andarlo a killare. Questa ragazzi è veramente una pazzia, anche perché abbiamo visto che oltre ad essere streamer normali ci sono anche dei cheater che lo fanno, quindi degli hacker, se le volessimo chiamare in modo che tutti capiscano, persone che modificano o utilizzano programmi esterni a Fortnite, che si collegano con Fortnite e che gli vengono dati dei superpoteri. In poche parole, pochi giorni fa è uscita una clip dove c'è stato un giocatore che ha fatto 87 kill in una partita, cioè era palese che fosse un hacker. Però ragazzi, gli aimbot, per dire, cioè programmi che vengono utilizzati da alcune persone per avere la mira automatica. Un paio di mesi fa ne avevamo già parlato di questi hacker, dove vi consigliavo subito di uscire da una partita se vi sembra che qualcosa sia un po' strano, e abbiamo visto proprio delle clip video dove si vedeva gente che con il revolver faceva kill da 300 metri, cioè fuori di testa. Gli aimbot sono dei programmi che ti danno la mira assistita automatica, quindi tu colpisci sempre alla testa da qualsiasi distanza.
è veramente folle quello che sta succedendo in America in questo periodo, in questi giorni, e ovviamente è stato d'obbligo per Epic Games mettere un freno. Tra l'altro, con l'aggiornamento, io non ho ancora visto, non ho ben capito come si fa, ma con l'aggiornamento 4.3, e questo l'ha twittato anche Ninja l'altro ieri, se non ricordo, sul suo profilo appunto Twitter, i nomi degli streamer grossi adesso verranno nascosti appunto per evitare questo accanimento prepotente sui giocatori, che va bene che stanno streamando e hanno 200.000 persone che li guardano, però vorrebbero anche magari divertirsi un pochettino a giocare a Fortnite. Quindi se siete degli streamer famosi, sappiate che c'è la possibilità di avere il vostro nome nascosto, quindi verrà generato un nome casuale nella vostra partita, ma voi durante la vostra diretta avrete comunque il vostro nome e i vostri spettatori potranno vedere con dove state giocando e in quale partita. Beh ragazzi, questa era veramente un'informazione folle che non potevo non dirvi nel canale, perché è allucinante pensare che ci sia gente che fa 4-5 ore di live solo per cercare di andare a killare Ninja. Io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video, vi ricordo un bel pollicione in su se ancora non lo avete fatto, iscrivetevi al canale, noi ci vediamo in live, ciao!